Benvenute e benvenuti a Giardino Rivelato, il podcast per chi pensa che abbiamo tutti bisogno di un giardino. Puntata un po' rumorosa quella di oggi, sono di ritorno dal Web Summit 2023 con il mio amico Giulio Gaudiano, autore del podcast Strategia Digitale, con cui in questi giorni abbiamo lavorato parecchio, abbiamo collaborato, abbiamo pubblicato una puntata di Strategia Digitale sugli Smart Garden, di cui poi trovi il link nella descrizione dell'episodio, quindi ti invito ad andare a vederla. Ma siamo qui in un posto strano, non proprio un giardino direi, un posto particolare che ti invito, abbiamo deciso su suggerimento di Giulio di fare una sorta di gioco, prova a indovinare dove ci troviamo e alla fine puntata poi te lo riveleremo. Ciao Giulio. Ciao Francesco, grazie di cuore di avermi invitato su Giardino Rivelato. Questa è la prima volta che tu sei su Giardino Rivelato e siamo tra l'altro con un setup molto alla Strategia Digitale, che è un podcast che a mio avviso, come dire, sostiene molto l'aspetto pirata e anarchico del fare podcasting, di cui io sono un grande fautore. Ma allora partiamo con questa cosa: siamo stati qui al Web Summit, andiamo a bomba sulla questione. Io inizio sempre gli episodi del podcast dicendo che abbiamo tutti bisogno di un giardino. Quello che tu fai riguarda il digitale, tu aiuti le persone a vivere e a lavorare con il digitale in modo consapevole, riguarda un qualcosa di cui tutti hanno bisogno, anche te. E abbiamo discusso in questi giorni di come ci fossero aspetti in comune tra il modo di rapportarsi alla natura e alla tecnologia, aspetti contrastanti tra queste cose. E volevo sapere da te, volevo farti questa domanda, che secondo me è difficile, ma tu sicuramente sai stupirmi, di come le persone possono, secondo te, trovare un modo di rapportarsi alla natura attraverso il digitale? Io penso che chi lavora immerso nel mondo digitale, quindi ancora di più rispetto alla media del cittadino comune, che comunque è attorniato da esperienze digitali dalla mattina alla sera, da quando si sveglia con la sveglia sullo smartphone e la prima cosa che fa controlla se ha ricevuto notifiche, fino alla sera quando speriamo lo mette in carica e lo spegne, perché c'è anche chi lo lascia acceso sul comodino. Chi lavora in particolare con il digitale davanti agli schermi tutto il giorno ha ancor più bisogno di un giardino e ancor più bisogno di quello che il giardino può rappresentare per ognuno di noi, cioè uno spazio dove espandere il proprio essere, dove poter essere se stessi in contatto con la natura, dove poter conoscere qualcosa che funziona diversamente da noi esseri umani, ma che comunque funziona nella logica degli esseri viventi. Il giardino ha tantissimo da insegnare a chi lavora con il digitale, nella sua diversità rispetto al funzionamento del digitale. Il giardino è analogico e ha un'esistenza continua, il digitale ha un'esistenza discreta. Il giardino è naturale, il digitale è artificiale. Il digitale è immediato, il giardino ha bisogno di un suo tempo. Ma siccome la realtà dell'uomo è quella, è più vicina a quella del giardino che rispetto a quella del digitale, la presenza stessa, la ricerca di un giardino, la presenza all'interno di un giardino insegna a chi è abituato ai ritmi del digitale, al tutto e subito, a posso fare qualsiasi cosa, non ci sono leggi fisiche o biologiche che governano la mia possibilità di creare, a chi è così ormai anche assuefatto all'artificiale, ecco, il giardino offre un'esperienza esistenziale di verità. Sono d'accordissimo con te e mi ha colpito questo fatto che tu hai detto, del fatto che ci sia bisogno di avere un giardino, diciamo anche la natura in generale, il rapporto con l'elemento naturale nella propria vita, per poter mettere i piedi per terra. E mi ha fatto venire in mente uno studio, non mi ricordo di chi, che ho letto di recente, che veniva riassunto con: non è che la natura fa stare bene le persone, è che le persone stanno male quando stanno lontane dalla natura, perché noi ci siamo evoluti in questo modo. In effetti nel digitale si parla spesso di natura, sui social, video, documentari, la natura è molto rappresentata, ma la mia domanda che vorrei fare a te è: secondo te è una posa, cioè il mondo digitale, la cultura digitale attuale
finge di interessarsi alle cose della natura e a questo ambiente in cui l'essere umano potrebbe vivere meglio, oppure ci prova e non ci riesce, oppure invece si interessa veramente? Io credo che l'interesse e la rappresentazione del digitale, della natura nel mondo digitale, sui social media, sul web, ricorda un po' i cartelloni al McDonald's con la foto del Big Mac, di come dovrebbe essere il Big Mac, che manda subito in crisi la nostra esperienza della realtà nel momento in cui quel Big Mac lo ordiniamo, apriamo e vediamo un panino totalmente diverso da quello che viene rappresentato. Quindi è una narrazione, una idealizzazione, un utilizzo, se vogliamo, ideologico della natura, quello che si è fatto verso il digitale. Io ti parlo per non fare l'opinionista sul tutto assoluto, ti parlo della mia personale realtà. Io ho due giardini nella mia vita, forse anche tre. Uno dei quali lo conosci perché mi sono affidato alla tua consulenza per poter ristrutturare la nostra relazione. Il primo giardino è quello che sta sulla terrazza del mio studio. Io ho uno studio a Roma, in zona Città Giardino, quindi Monte Sacro Città Giardino, e ho una terrazza dove colleziono cactus e piante succulente e fichi d'India, e quel mio giardino mi offre la possibilità, proprio nel momento in cui sono nello studio, per me stare nello studio vuol dire stare davanti a quattro schermi, uno accanto all'altro, con un microfono a condensatore, con un assistente vocale davanti a me che risponde ai miei comandi, con le luci artificiali puntate contro, senza luce naturale, per poter avere un'illuminazione controllabile. In una pausa tra un podcast e l'altro, tra una diretta e l'altra, tra una riunione e l'altra, uscire in questo giardino significa rientrare in me stesso, confrontarmi con un tempo dilatato, godere del panorama e al tempo stesso prendermi cura, no? Anche strappando un'erba infestante o raccogliendo il frutto del fico d'India. L'altro giardino che è presente nella mia vita è quello nel quale vado ogni mattina, se posso, a fare Nordic Walking. È il parco della Villa dell'Aniene, e questo è il giardino per me del pensiero libero. È il giardino dove ho la possibilità di entrare nella giornata in maniera consapevole, ascoltando la musica o il podcast che mi interessa, facendo attività fisica, ma soprattutto avendo spazio per pensare al di là da notifiche, chiamate, persone che vogliono qualcosa da te. E poi il terzo giardino è quello che tu conosci bene, che è quello della villa che ho al mare vicino Roma, nella località Santa Severa, dove c'è un bellissimo castello medievale, e quello è il giardino che rappresenta per me anche la connessione con il passato, con la famiglia. Ognuno di questi tre giardini, dici vabbè, ma non è un giardino, non è sempre la stessa cosa, ognuno ha una sua realtà specifica, ha una sua funzione nella mia vita, una funzione che oggi potremmo chiamare detox, il primo quello dello studio, una funzione di contesto nel quale sviluppare la propria creatività e il pensiero, se vogliamo anche filosofico, quello del parco dell'Aniene, e una funzione di connessione con le radici, il terzo. Quindi penso che il giardino abbia molto molto di più da dare rispetto a come viene raccontato sul web e sui social media. È molto interessante quello che mi dici, anche perché tu metti insieme più esperienze di giardino: un giardino intimo, privato, un giardino dei ricordi di festa, ma anche un giardino pubblico, che è molto importante proprio nella vita civile delle persone. E in questo senso mi viene in mente una cosa. Tu nel tuo lavoro ti occupi di aiutare, non solo con il tuo podcast Strategia Digitale, le persone, passami il termine, normali, laiche di digitale, nel rapportarsi con lo strumento internet, il telefono, la tecnologia, ma anche i professionisti, anche le aziende. Ora, Giardino Rivelato è ascoltato anche da professionisti che si occupano di giardini, e io volevo chiederti se secondo te un professionista che vive in questo ambito e che quindi poi deve orientarsi tra digital, la vanga, la pianta, deve
come dire, fare uno switch, fare una sorta di passaggio cerebrale di personalità nel pensare al servizio che offre, oppure no. E questo ovviamente cambia la cosa anche per la persona che poi godrà del proprio giardino dopo aver lavorato con un professionista. Beh, senz'altro, per lavorare in quest'ambito, dovendo vivere due contesti molto diversi tra loro, necessariamente c'è bisogno di fare quello che tu chiami uno switch, un passaggio. Ma io questo passaggio lo vivo, lo sperimento anche quando in alcuni giorni della settimana sono lavoro in studio, altri giorni della settimana magari partecipo a degli eventi, faccio formazione dal vivo, sono in contatto con altri esseri umani. E, per esempio, io ho organizzato il mio calendario dividendo i giorni, diciamo, più operativi e isolati in studio rispetto a quelli di relazione, di contatto con gli altri esseri umani, di uscita, di formazione. E penso che anche un professionista che lavori in quest'ambito potrebbe avere il cosiddetto switching cost molto elevato, cioè la fatica mentale e psicologica del passaggio tra un contesto in cui siamo immersi nel digitale, nelle esigenze di business, di marketing, e quello in cui dobbiamo invece andare al ritmo della natura per poter comprenderla, osservarla, intervenire su di essa. Ogni professionalità poi ha i suoi superpoteri, quindi credo che piano piano si possa sviluppare. Però senz'altro, per chi si trova frastornato, io ho conosciuto varie persone, anche ho accompagnato nel loro percorso di sviluppo business persone che avevano nel loro core business un forte elemento di legame con la natura, e loro mi dicevano: guarda, questi giorni della settimana io non ne voglio sapere nulla di digitale perché ho il raccolto dello zafferano, e invece altri giorni sono focalizzato, o altre stagioni sono maggiormente focalizzato sulla mia operatività digitale. Guarda, riconosco nel sentirti parlare, tra le tante cose che hai detto, che raccontano della varietà dell'esperienza di consulenza professionale che tu hai svolto, riconosco una terminologia che utilizzi quando parli con me nelle interviste che mi hai fatto, quando lavoriamo insieme, riguardo al valore del tempo. E questa cosa mi colpisce molto, perché conoscendoti, anche guardando i tuoi video, osservando i tuoi contenuti, mi viene in mente che molto spesso, quando tu devi consigliare pazienza a persone che devono portare avanti il proprio lavoro, porti esempi riguardanti la natura. Mi è rimasto impresso una volta che dicesti: non è che annaffiando un pomodoro di più lo fai crescere di più, lo fai morire prima. E questa cosa mi piace molto, perché dà l'idea proprio di come ogni cosa sia differente, ogni cosa abbia una sua personalità, ogni cosa abbia una sua individualità. E questo quindi deve portare ricchezza, ma anche può partire solo da una profonda analisi e da un ascolto delle situazioni e dei luoghi in cui ci troviamo. Tra l'altro, noi ci troviamo in uno dei non luoghi per eccellenza. Ecco, vorresti dire dove ci troviamo? Sì, ci troviamo all'aeroporto di Lisbona, ma attenzione, non all'aeroporto genericamente. Se sentite un rumore di fondo, è perché siamo esattamente sotto la scaletta dell'imbarco, quindi abbiamo iniziato questa chiacchierata dopo aver passato il controllo del gate, e tra qualche secondo saliremo sui gradini che ci portano all'interno dell'aereo di ritorno in Italia. Tra l'altro, gli aeroporti vengono sempre chiamati non luoghi perché sono tutti uguali, ma invece questo ha delle belle colline, le noti? Collinette di erba, quindi in realtà l'aeroporto di Lisbona forse in sé per sé è un giardino, sì, rispetto a tanti altri. Beh, allora Giulio, io ti ringrazio tantissimo e grazie per quello che hai detto, per il tempo che mi hai dedicato, che però dovevamo passare per forza insieme, quindi sei stato quasi obbligato. Per me è stato un onore, anche perché quando hai detto è la prima volta che sono qui presente su Giardino Rivelato, ho detto: cavolo, io da ascoltatore ho passato quel limite invisibile che mi porta all'altra parte del microfono, e di questo ne sono onorato. Allora, grazie di questo tempo, e vorrei, se tu hai delle opinioni a riguardo, se hai esperienza come professionista, come
proprietario o proprietaria di giardino, che tu mi dicessi cosa ne pensi, ci dicessi con un commento qui sotto. E non posso darti altre indicazioni perché stiamo entrando in aeroplano, ma ti ringrazio del tempo che hai passato con noi a chiacchierare con la scusa dei giardini.